Nel terminale la circonferenza che è tangente a questa retta T nel punto P e che ha il diametro su questa retta. Ok? Allora, se ci ragionate, prima di tutto, se il diametro si trova su questa retta, significa che il centro della circonferenza, ok, deve trovarsi chiaramente su questa retta. Ok? E anche sulla retta che è perpendicolare a T, che passa per il punto P. Ok? Quindi inizio a cercarmi che cosa? La retta su cui giace il centro, sicuramente questa, ma anche la perpendicolare a questa. Ok? Quindi il coefficiente angolare di questa, se la girate, è meno un mezzo. Quindi m della perpendicolare è uguale a 2. La retta passante per P con questo coefficiente angolare è questa. Y-2 uguale a 2 per x più 2. E quindi troviamo y uguale a 2x più 6. Guardate, sappiamo che il diametro è qui. Sicuramente la perpendicolare a questa tangente per P intersecata con la retta sottolineata in nero ci dà il centro e allora andiamo a fare l'intersezione. Quindi y uguale a meno x più 3 in intersezione con y uguale a 2x più 6. Faccio i conti, se risolvete vi salta fuori x uguale a meno 1, y uguale a 4. Quindi avete trovato il centro che ha coordinate meno 1 e 4. Se avete il centro e conoscete il punto P, ok, potete trovare facilmente il raggio. Ok, fate la distanza o fra la retta o fra il punto, insomma, come volete. E calcolando la distanza trovate che il raggio è radice di 5 e allora di conseguenza l'equazione della circonferenza la trovate da qui. Ok, poi facendo il conto dovrebbe uscire fuori questa, la parte più difficile, diciamo, era trovare qui il centro, perché una volta trovato il centro, avendo un punto e una retta, il raggio lo calcolate in un secondo. Ok, qua invece bisogna trovare l'equazione della circonferenza che è passante per i punti A, B e che è tangente a questa retta T. Ok? Allora, la prima cosa che si può fare è dire, beh, io ho già due condizioni di passaggio. Quindi sicuramente posso imporre il passaggio per questi punti, no? Quindi se impongo il passaggio per A, visto che per trovare un'equazione della circonferenza ho bisogno di tre equazioni per trovare A, B e C, no? Se impongo il passaggio per A, ottengo, facciamo i conti subito, 9 più 4, giusto sì, meno 3A, meno 2B più C uguale a 0. Se impongo invece il passaggio per B ottengo 1 più 4 più A meno 2B più C uguale a 0. Ora so che è tangente a T, brutalmente facciamo la cosa più rapida, più immediata, più meccanica, cioè vado a mettere a sistema l'equazione della circonferenza generica, questa, con l'equazione di questa circonferenza. 4x più y meno 3 uguale a 0. Fatto questo, mi conviene isolare, metterla in forma esplicita per poter sostituire, no? Quindi avrò y uguale a meno 4x più 3. Vado a sostituire. Quindi ottengo x quadro più meno 4x più 3 al quadrato più ax più b per meno 4x più 3 più c uguale a 0. Quindi 17x quadro più x per a meno 4b meno 24, giusto, sì, più 9 più 3b più c uguale a 0 e
Da questa, che è un'equazione di secondo grado, vado a calcolare il delta e porlo uguale a 0, perché è la condizione di tangenza. Quindi qua il delta posto uguale a 0 mi dà A meno 4B meno 24, è veramente scomodo. Meno 4 AC, cioè meno 4 per 17 per 9 più 3B più C uguale a 0. Questa è la terza equazione che stavo appunto cercando, no? Quindi qua quello che posso fare è sviluppare i conti fondamentalmente e riscrivermela qui. Quindi questa diventa la terza equazione, quindi se sviluppo un attimo i conti avrò A quadro più 16B quadro più 576 meno 8AB meno 48A più 192B, così avete un controllo per i conti, no? Meno 612, meno 204B, meno 68C uguale a 0. Okay, devo stare un po' più a sinistra, vabbè. Ora, bisogna risolvere questo sistema qui. Intanto, notiamo che posso sottrarre membro membro la prima e la seconda equazione, ok? Perché vedete che c'è meno 2B più C. E poi svolgendo un attimo i conti di quella in rosso, quello che succede è che riusciamo ad ottenere, sottraendo membro a membro, qui mi rimane A uguale a 2, giusto? A uguale a 2. Nella seconda mi rimane C, no? Sì, giusto. Mi rimane C uguale a 2B. Meno 7, e se faccio i conti della terza, vediamo, qui ho A quadro più 16 B quadro meno 8B meno 48A meno 12B meno 68C meno 36 uguale a 0. A questo punto posso sostituire all'interno, quindi sempre A uguale a 2, C uguale a 2B meno 7, qua sostituisco, quindi al posto di A metto 2, quindi viene 4 più 16B quadro, meno 16B ho fatto il conto, qua anche meno 96, meno 12B. Meno 68 per 2b meno 7 meno 36 uguale a 0. Ci siamo quasi perché adesso mi rimane giusto da trovare quanto vale b o le b. Quindi qua semplificando i conti salta fuori 4b quadro meno 41b più 87 uguale a 0. Risolvo, formula risolutiva e trovo che b1 è uguale a 3 o B2 uguale a 29 quarti. Allora, quindi abbiamo due soluzioni per il sistema. Una soluzione in cui appunto avete A1 uguale a 2, B1 uguale a 3 e C1 di conseguenza uguale a meno 1, e quest'altra soluzione in cui avete A2 uguale a 2, B2 uguale a 29 quarti e C2 uguale a 15 mezzi. Quindi per questi valori qua andate a sostituirli dentro A, B e C di due circonferenze diverse e trovate la soluzione. Ok, qua invece ci dice di trovare l'equazione della circonferenza tangente a queste due rette e che abbia il centro sulla retta data y uguale a 1/2 x più 1. Allora, primo ragionamento, queste due rette qui sono parallele, perché vai, si vede, se andiamo a disegnare, quello che vediamo è questo, cioè se vado a tracciare appunto y e x, avrò questa y uguale a 3, questa y uguale a meno 2, ok?
un mezzo x-1, intercetta l'asse delle x in meno 2, e qua in 1 più o meno, facciamo all'incirca così. Ok. E quindi il centro sarà da qualche parte su questa retta C. Ok. Primo ragionamento. Poiché queste due rette, no, sono parallele, sicuramente il diametro di questa circonferenza, ok, deve essere uguale alla distanza. Questa è 3, queste 2, allora il diametro sarà uguale a 5. Ma se il diametro è uguale a 5, il raggio è uguale a 5 mezzi. E già questo l'abbiamo trovato velocemente. Ok. Inoltre il centro si trova esattamente a metà fra queste due. Ok. Ora il punto che è equidistante tra 3 e meno 2, se fate il conto, fate il punto medio fra 3 e meno 2, trovate che la y del centro avrà valore un mezzo. Ok. Allora, se io so che la y del centro vale un mezzo e so che il centro vive su questa retta, posso sostituire questo un mezzo qui dentro e trovare la x da questa equazione. Facendo i conti, da qui trovate che la x del centro è uguale a meno 1. E praticamente questo abbiamo finito, perché allora adesso posso scrivere x più 1 al quadrato più y meno un mezzo al quadrato uguale a 25 quarti, cioè 5 mezzi al quadrato. E facendo un po' di conti mi salta fuori questo. Y meno 5 uguale a 0. Poi determiniamo l'equazione delle circonferenze che è tangente a queste due e che passa per il punto 0, 1, me 0, meno 1. Anche qui, stesso discorso di prima, qua si vede subito che queste sono tangenti, sono parallele, quindi il diametro, da qui lo capisco immediatamente, è uguale a 6, giusto? Ma allora se il diametro è 6, il raggio vale 3, giusto? La x del centro riesco a trovare subito in questo caso, perché sarà il punto medio fra meno 2 e 4, quindi vale 1. E allora cosa posso fare? Vediamo un attimo. Beh, so che la retta sicuramente passa per P. Posso fare come abbiamo fatto in un altro esercizio, cioè vado a fare x meno x del centro al quadrato più y meno y del centro al quadrato uguale a r quadro. Ora guardate, io conosco questo. Conosco r quadro e posso imporre il passaggio per p, sostituendo qui. Così mi rimane come incognita yc. Quindi facciamo questa cosa. Quindi avrò x meno 1 al quadrato, però scusate, devo imporre il passaggio per p, se no non ha senso. Quindi avrò, appunto, ponendo il passaggio, che cosa? 1 meno 1 del centro, che fa 0, quindi, giusto? Sì. No, in realtà non mi torna. Diametro è 6, 3, giusto. No, è giusto, è il passaggio per P che devo imporre, quindi viene 0 meno 1 al quadrato che fa 1, ok, quindi viene meno 1 al quadrato che fa 1, ok, giusto, quindi avrò, perché impongo il passaggio per P, quindi avrò 1 più meno 1 meno y del centro al quadrato, è quello che mi interessa, uguale a 9, ho imposto anche qua il raggio, quindi avrò meno 1 meno y del centro al quadrato uguale a 8, e se risolvo questa equazione di secondo grado, appunto, diciamo, immaginando che questa sia un'unica incognita con una piccola sostituzione, ottengo questo, no? Meno 1 meno y del centro uguale a più o meno 2 radice di 2. Quindi trovo che y del centro è uguale a meno 1 più o meno 2 radice di 2. Quindi significa che ci sono due circonferenze.
una circonferenza che ha centro 1 e questo, e una circonferenza che ha centro 1 è questo. Ok? Scusate, no, ho cerchiato male. Che ha centro, scriviamola, va, meno 1 più 2 radice di 2, e 1 è meno 1 meno 2, meno 2 radice di 2. Ok. La sostituite nella solita equazione e le due circonferenze che dovrebbero saltarvi fuori, così x quadro più y quadro meno 2x più 2y per 1 più 2 radice di 2 più 1 più 4 radice di 2 uguale a 0. Questa è la prima, e la seconda invece dovrebbe essere questa. Eccola qua, più 1 meno 4 radice di 2 uguale a 0. Poi, questo qui è già più complicato, perché dice di trovare le circonferenze tangenti a queste due rette, sapendo che la circonferenza ha centro su x meno y uguale a 0. Allora, è più complicato solo perché le rette sono un po' più scomode, ma se guardate i coefficienti angolari, queste due rette sono ancora parallele, ok? Ora, cosa posso andare a calcolare? Posso andare a calcolare la distanza tra queste due rette, ok? E così trovo il diametro, ok? Ora, come faccio a trovare la distanza fra queste due rette? Considero un punto sulla prima retta, un punto qualsiasi, su questa prima retta, il punto più comodo da prendere è il punto con x uguale a 0 e y uguale a meno 5, ad esempio, e determino la distanza fra questo punto che appartiene alla prima retta e la retta y uguale a 2x più 3. Ok? Quindi distanza fra questo punto che chiamo P e la retta che chiamo R sarà uguale a 5, giusto, sì, più 3, fratto la radice di 5. Quindi 8 radice di 5 fratto 5. Abbiamo razionalizzato. Quindi allora il raggio è questo diviso 2, e quindi il raggio che sto cercando è 4 radice di 5 fratto 5. Ora, stesso ragionamento, no? Devo trovare il centro C. Il centro è equidistante dalle due rette 2x meno 5 e 2x più 3. Quindi di fatto il centro deve trovarsi su che quale retta? Sulla re una retta che è equidistante da queste due, no? Ora, per trovare l'equidistanza, ok, cos'è che vado a fare? Vado a imporre quel luogo dei punti che è equidistante da due rette. Ci siamo? In poche parole, è come se andassi a trovare le bisettrici, no? Però se vado a imporre l'equidistanza fra queste due rette parallele, vediamo cosa succede, insomma. Quindi andrò a fare che cosa? Queste me le scrivo in forma esplicita. Quindi vado a cercare quel luogo dei punti che è equidistante da questa retta, 2x meno y meno 5, questa distanza fra un punto generico e questa retta, fratto radice di 5, e l'altra retta, 2x meno y più 3, fratto radice di 5. Ok. Ora, qui devo studiare il caso, qua ci metto un più e meno, posso far cadere allora questi moduli, e vado a studiarmi i due tipi di equazioni che mi trovo. Ora, un'equazione, 2x meno y meno 5 uguale a 2x meno y più 3, se lo risolvete vi accorgete che è impossibile, perché viene meno 5 uguale a 3. Quindi vado a risolvere quella in cui ho il meno qua davanti, cioè vado a risolvere 2x meno y meno 5 uguale a meno 2x più y meno 3. E risolvendola trovo quale? Che cosa? Il luogo di punti in cui equidistanti dalle due rette, che è una retta giustamente. Ed è una retta anche parallelo alle altre due, no? Vedete? Y uguale a 2x più 1 meno 1. Ci sta, no? 2, 2, 2. Dove sarà il centro C? Il
Il centro C sarà l'intersezione di x meno y uguale a 0 con questa retta qui, y uguale a 2x meno 1. E se fate i conti, salta fuori che il centro è proprio 1, 1, che è la soluzione di quel sistema. Sostituendo dentro la solita equazione per la circonferenza, cioè questa qua, mi salta fuori come risultato 5x quadro più 5y quadro meno 10x meno 10y meno 6 uguale a 0. In questo problema ci viene chiesto di calcolare, di determinare l'equazione della circonferenza che è tangente a queste due rette e passa per il punto P. Allora, cerchiamo di svolgerlo in due modi, uno molto laborioso, uno un po' più, diciamo, da intuire. Allora, prima cosa notiamo che queste due rette, meno x più 4 e meno x meno 2, sono parallele. Ok? Il che significa che, visto che sono tangenti, il diametro della circonferenza è uguale alla loro distanza. Abbiamo già fatto questo discorso, no? E se voglio trovare la distanza fra due rette che sono parallele, considero ad esempio un punto qualsiasi sulla prima e poi faccio la distanza fra il punto che c'è sulla prima e la seconda, no? Quindi prendo come punto, metto dentro 0, il punto 0,4 sicuramente appartiene alla prima, no? Quindi faccio la distanza fra questo punto e quest'altra retta qui. Okay? Ovviamente la devo mettere in forma esplicita e implicita. Quindi se faccio la distanza fra 0,4 e questo punto, cioè la distanza fra queste due rette, quello che ottengo è 4 più 2 fratto radice di 2, dopo è scontato che uno sa usare la formula ovviamente qua. 6 fratto radice di 2, cioè 3 radice di 2. E di conseguenza allora trovo che il raggio di questa circonferenza è 3 mezzi radice di 2. Ok? Inoltre il centro C deve trovarsi a metà, no? Fra queste due tangenti. E allora l'abbiamo fatto prima, posso trovare il luogo dei punti geometrico che è equidistante dalle due rette. Quindi vado di fatto a calcolare come quando calcolo la bisettrice, no? Ovvero vado a, a scrivere cosa? L'equazione di, cioè a scrivere l'equazione delle distanze, no? Del luogo, il punto qualsiasi che è distante dalla prima retta e che è distante dalla seconda, e poi pongo uguali queste equazioni, come quando si calcola la bisettrice. Perché sicuramente il centro si troverà su questo luogo dei punti. Quindi la distanza del punto generico da questa retta qui, e questa, fratto radice di 2, uguale a x più y meno 4, anche qui fratto radice di 2. E le pongo uguali, ok? Questo è il luogo dei punti equidistante dalla prima e dalla seconda retta. Ora qui vado a fare appunto due casi, quindi avrò x più y più 2 uguale a x più y meno 4, mi rendo conto che questa è impossibile, e quindi studio il caso in cui ho almeno, no? Quindi x più y più 2 uguale a meno y più 4. Risolvendo questa, trovo che cosa? Poi vi invito sempre a rappresentarla, io so qua se devo fare anche la rappresentazione grafica il video dura 6 ore. Questa è l'equazione della retta su cui si trova il centro, perché questi, tutti i punti che si trovano su questa retta sono equidistanti dalle due tangenti. Ok? Quindi se la scriviamo un po' meglio, cioè y uguale a meno x più 1, capite che il centro vive qui. Questo potrebbe essere yc e xc. Ok? Allora, guardate un po', io ho il raggio, ok? Ho questa relazione. E so che passa per il punto P. Quindi io posso andare a fare questo giochino. Mi scrivo x meno x del centro al quadrato più y meno y del centro al quadrato uguale a il raggio alla seconda, cioè 9 mezzi. Poi prendo questa qui e la sostituisco qui. Adesso capite perché. Quindi arrivo ad avere x meno x del centro al quadrato più y meno
più x del centro meno 1 al quadrato uguale a 9 mezzi. E voi dite, vabbè, ma io x del centro non ce l'ho, non conosco neanche y e neanche x, però so che la circonferenza passa per questo punto. Quindi vado a sostituire qui e qui le sue coordinate. Ok? E quindi si ottiene 1 meno x del centro al quadrato più x del centro meno 1 al quadrato uguale 9 mezzi. Se qua fate un po' di conti, ok, risolvete questa equazione, vi salta fuori 2x del centro, 5 mezzi o meno un mezzo. Quindi con queste qua le sostituite qui dentro, perché tanto il centro vive qui, e trovate le y del centro. Ok? Meno 3 mezzi quando avete sostituito 5 mezzi e meno un mezzo quando avete sostituito, scusate, e 3 mezzi quando avete sostituito meno un mezzo. Ok? Quindi avete il centro, i due centri anzi, e il raggio che è lo stesso. Quindi le equazioni ve le scrivo qua sotto, le soluzioni delle circonferenze sono queste. Più 3y più 4 uguale a 0. X quadro più y quadro più x meno 3y meno 2 uguale a 0. Vi consiglio poi, vi consiglio come lo chiedo sempre, di fare il disegno vi deve fare una roba fatta più o meno così, non la sto mettendo nel piano cartesiano, ma per capirci, è una cosa fatta così. Quindi 1 e 2. Ok, queste sono tangenti in un punto P. Okay. Volendo si può fare in un altro modo che è puramente di calcolo, no? Ve lo faccio vedere comunque. Quindi vado a cancellare, perché più metodi uno vede, meglio è. Questo qua mi sembrava un po' laborioso, ma i calcoli non sono mai stati troppo complicati, insomma, no? Ovviamente la soluzione che si ottiene è la stessa. Allora, qual è il ragionamento? No? Dovete trovare l'equazione a circonferenza. L'equazione della generica circonferenza è questa, giusto? E la prima cosa che posso fare è dire, beh, conosco P, so che passa, è un'equazione che ho per trovare A, B e C, no? Ok. E quindi inizio a dire, beh, ricavo un'equazione sostituendo P. Quindi sostituisco P e trovate questo è 1, questo è 0. Arrivate a questa equazioncina qui. 1 più A meno C uguale a 0. Cioè, in poche parole, ho trovato una relazione fra C e A. Che però così da solo non me ne fate niente. Ok? Però voi potete dire, beh, io so che sicuramente il centro a queste coordinate, meno A mezzi, meno B mezzi. E sono sicuro, sono certo, diciamo, che il centro ha la stessa distanza dalle due tangenti, giusto? E tanto questa distanza poi è anche il raggio. Quindi se il centro ha la stessa distanza dalle due tangenti, io posso scrivere la distanza centro, prima tangente, centro, altra tangente, e porla uguale. E lo faccio, lo vado a fare allora, no? Quindi vado a dire, beh, sostituisco queste qua nella forma implicita, queste qui e qui, e vediamo cosa succede, no? Questa mettiamola in forma così diventa più chiaro, meno x meno y più 4 uguale a 0, e questa qui è meno x meno y meno 2 uguale a 0. Sostituiamo, no? Quindi al posto di giusto, meno x meno y più 4, sì. Non complichiamoci la vita, più x più y meno 4. Così almeno. Non abbiamo da cambiare i segni. E stessa cosa qui, più x più 2. Ok? Quindi andiamo a sostituire questo, come, questo e questo, qui e qui. Quindi nella prima quello che otteniamo sarà
cioè nella prima inizio da questa, avrò meno A mezzi, meno B mezzi, più 2, fratto radice di 2. Uguale a che cosa? Beh, alla distanza fra C e questa. Quindi, meno A mezzi, meno B mezzi, meno 4, fratto radice di 2. E voi dite, vabbè, però questa roba cosa me ne faccio? Ho un'equazione, ok, che è questa. Ho una seconda equazione, me ne serve una terza. Beh, per la terza posso sfruttare il fatto che questa distanza fra centro e una delle due rette deve anche essere uguale al raggio, ok? E quindi vado a imporre questa cosa. Ad esempio, vado a scrivere che meno A mezzi, meno B mezzi, più 2, fratto radice di 2 deve essere uguale al raggio. E il raggio lo posso scrivere in modo comodo. A 2 quarti più B quadro quarti più A più 1. E adesso ho tre equazioni. Capito? Ora, ovviamente, qua bisogna risolverle. Sempre in questo caso qui, il caso più e meno vi porta a un'equazione che è impossibile. Dovete considerare solo quella che è possibile. Cancello un attimo e scriviamo il sistema che dovete di fatto risolvere, no? Vi ritrovate di fatto con questo sistema di equazioni, ok? Cioè C uguale a meno A meno 1, che però è già abbastanza comodo, semplificato. La distanza fra le due rette in cui appunto posso eliminare la radice di 2 e una delle due viene impossibile, quindi questa è l'equazione che vi trovate, meno A mezzi meno B mezzi più 2 uguale a A mezzi più B mezzi più 4, e poi l'equazione del raggio, ok? Cioè, qui invece questo al quadrato è molto scomodo, meno B mezzi più 2 al quadrato uguale a 2 A quadro quarti più B quadro quarti più A più 1, ok? Quindi qui, se andate a fare un po' di conti, vi salta fuori che B è uguale a meno A meno 2. E questo lo posso andare a semplificare qui. Lo semplificate, fate un po' di conti, ok? Se non sto a riscrivere tutto, se no diventi ammatti, e arrivate ad avere B uguale a meno A meno 2. Mentre invece qui vi trovate ad avere 9 uguale a A quadro più 4A più 4. E quindi risolvendo questa di secondo grado ottenete che avete due valori di A, meno 5 e 1, avete A. Sostituite qui, trovate B, lo sostituite qui, trovate C. E praticamente riottenete gli stessi risultati che avete ottenuto prima. Questo è molto laborioso dal punto di vista dei conti. Quindi conviene fare l'altro, secondo me, però poi sta a voi. Vediamo l'ultimo, in cui chiede di determinare l'equazione di questa circonferenza che passa per il punto A e che è tangente a queste due rette. Ok? Allora, qui brutalmente andiamo a impostare proprio un sistema. Allora, imponiamo intanto il passaggio per A. Quindi, se impongo il passaggio per A, vado a sostituire nella generica equazione della circonferenza, ok? Che cosa? Le coordinate di A. Quindi mi salta fuori 4 più 1 più 2A più B più C uguale a 0. Ed ecco che ho, se la giro un attimo, un'equazione in cui ho esplicitato C. E un'equazione ce l'ho. Ok. Ora, possiamo fare come prima, no? Sappiamo che sicuramente il centro C grande avrà queste coordinate, meno A mezzi, meno B mezzi. Ok. Ora, attenzione, lo faccio come ho fatto prima, ma volendo potrei anche mettere a sistema questa con questa e la seconda retta con questa e poi imporre la condizione di tangenza con delta uguale a 0. Trovo la stessa cosa, no? Quindi cosa faccio? Il centro lo scrivo così come ho fatto prima, il raggio lo scrivo così,
cioè A quadro quarti più B quadro quarti meno C, dove C so che è questo, poi lo sostituiamo, ok? E vado a imporre che la distanza del centro tra i due tangenti sia uguale, ok? Quindi la distanza fra questo centro e questi due tangenti, scritta in forma ovviamente esplicita, cioè x più y meno 5 uguale a 0, le distanze fra queste e le due rette devono essere uguali. Quindi vado a fare, avrò meno a mezzi più b mezzi, che è questa qua, la prima distanza centro-retta, deve essere uguale a meno a mezzi, meno b mezzi, meno 5, fratto radice di 2. Ed ecco la seconda equazione, la prima ce l'abbiamo. La terza equazione è porre che una di queste due distanze sia uguale al raggio. Quindi meno a mezzi più b mezzi fratto radice di 2 uguale al raggio, cioè a mezzi quarti più b mezzi quarti più, qua sostituisco la c che ho trovato prima, più 2a più b più 5. Ok? E qui un po' una menata perché dovete svolgere questa equazione qua col sistema, ok? Quindi la soluzione di tutto questo qua, di questo e questa, è data dall'unione di questi due sistemi. Quindi meno a mezzi più b mezzi uguale a meno a mezzi meno b mezzi meno 5 e anche questo qua. Meno a mezzi più b mezzi alla seconda uguale a 2 a mezzi alla quarta più b mezzi alla quarta più 2a più b più 5. E l'altro sistema in cui avete cambiato appunto il segno, meno a mezzi più b mezzi uguale a mezzi più b mezzi più 5 e quello sotto è identico. Ok? Questo qui è identico. Se risolvete il primo sistema, ve lo dico a voce, se no qua non ci passa più, viene fuori che questo sistema qui è impossibile. Ok? Viene fuori b uguale a meno 5 e il delta della risolvente è minore di 0. Se risolvete invece il secondo sistema, facendo un po' di conti, ottenete due valori di b, che sono 5 e meno 3, e quindi se avete b, lo potete mettere qua dentro, trovate a e poi c, e quindi riuscite a risolvere appunto l'esercizio. Le equazioni soluzione sono queste: meno 5x meno 3y più 8 uguale a 0, e poi quest'altra: squadro di y quadro meno 5x più 5y uguale a 0. Come dicevo, anziché fare questo discorso sulle distanze, uno poteva dire passa per A e poi impongo la tangenza fra y uguale a x e l'equazione della circonferenza generica. Cioè sostituisco, calcolo il delta, lo pongo uguale a 0 e trovo un'equazione su A, B e C. Faccio lo stesso con l'altra retta ed ecco che ho tre equazioni.